Dopo la sconfitta contro il Benevento, il Monterosi prova a ripartire dal Messina per allontanare l'ultimo posto in classifica, un Messina che però arriva da 5 capo di fila e senza nemmeno aver segnato un gol, un Messina che arriva con 6 indisponibili tra squalifiche e infortuni in totale emergenza. Mister Modica si affida ad un 4-3-3 con Ragusa ed Emauso piazzati a sostegno della punta centrale Plescia, che in avvio si mette subito in proprio. Emauso riceve, cerca lo spazio sul secondo palo, il taglio di Plescia che però è tardivo per questioni di secondi. Approccio alla partita deciso da parte della formazione siciliana, dalla parte opposta è l'ex primavera della Roma Silipo ad impegnare Fumagalli con questo destro a rientrare. Arriviamo a 10 minuti dalla fine del primo tempo ed è Pacciardi sugli sviluppi di una palla inattiva a trovare il primo gol stagionale, la prima rete con la maglia del Messina, lui nativo di Roma che in carriera ha giocato anche nella Viterbese a pochi chilometri da Monterosi, e lui a sbloccare il match che si gioca però al Bonolis di Teramo nel finale di primo tempo. L'opportunità per il Monterosi per pareggiare ce l'ha Vano, che rientrava da una squalifica e c'entra una traversa clamorosa a pochi metri dalla porta. Finale di primo tempo con un'altra emozione regalata da Emauso, sterzata a rientrare e conclusione però con il destro che non prende il giro desiderato. Finisce con il vantaggio minimo la prima parte di gara, inizio del secondo tempo, ancora Silipo a sollecitare i riflessi di Fumagalli che però risponde presente. Cresce la spinta della formazione di casa che cambia inserendo dalla panchina anche forze fresche. Pacciardi al termine delle azioni più belle di testa non trova la porta per questione di centimetri. Arriviamo al minuto 65, fallo di mano piuttosto evidente e calcio di rigore con Silipo che spiazza Fumagalli ma alza troppo la traiettoria, seconda traversa della partita e punteggio che rimane fermo sullo 0-1, esattamente come Milan Borussia Dortmund di pochi giorni fa di Champions League. Rigore sbagliato da una parte, rigore concesso poco più tardi dall'altra. Mastrantonio che frana così nei confronti di Ragusa. Non ci sono dubbi per l'arbitro Jacobellis che ammonisce anche il portiere del Monterosi. E Emauso non sbaglia, firmando il suo secondo gol in carriera contro il Monterosi. Il terzo in questo campionato per l'ex giocatore del Picerno, che fa 2-0 al minuto 70. Partita in discesa per i siciliani che con Plescia vanno anche vicini al gol del 3-0. Riesce però Mastrantonio a negare la gioia del gol. Dalla panchina esce anche Costantino che si fa fare fallo dal subentrato Ferrara. Terzo rigore del match concesso dal direttore di gara. Si fa però ipnotizzare da Fumagalli. Sprecata anche l'ultima opportunità del Monterosi per rientrare in partita. La gioia del portiere messinese in pieno recupero. Ultime opportunità con un'altra deviazione e un'altra parata su Parlati da parte del portiere del Messina, che dopo 5 capo consecutivi ritrova la vittoria, aggancia al quart'ultimo posto la Turris, secondo capo di fila, il quarto nelle ultime 5 per il Monterosi.